8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Live. Partiti! Eccoci! Nuovo live, nuovo Gran Premio, scusate l'assenza, sono stato un po' impegnato, un po' incatenato, cosa che, del quale purtroppo ho risentito, probabilmente risentirà anche un po' anche il canale YouTube, ma speriamo di no, vediamo cosa riesce a fare. Ma noi non perdiamo tempo. Non perdiamo tempo, Gran Premio di Spagna. Barcellona, la Catalogna. Elogna, la Catalogna. La Catalogna. Vabbè. Pioggia moderata in gara, attenzione. Attenzione qua. Robe strane. Allora. Componenti auto, cominciamo a fare il solito discorso di componentistica per i componentistica per le prove libere. Poi assetto auto, scusate un attimo.
Ehi, sono qua. Allora, assetto auto. Io direi, tanto una cosa tipo così. Più o meno, tipo così. Facciamo tipo così. Ok, poi. Lo stabilità infranto direi un pochino così. Ma prima un pochetto di, ecco, anti-rollio. Poi, diciamo, questa convergenza negativa. I don't like it. Ma vabbè, comunque. Partiamo così, vediamo come va. Mentre, quanto riguarda Gasly, vabbè, solito discorso della componentistica per le prove. Ok. Poi, non testato. Allora, io direi qua fare una cosa. Ok. Ok, quindi ci vuole qualcosa di più. Ok, facciamo così e poi. E poi così. Ok. Per il resto, io direi un po' così. Un colpetto, anzi due, di antirollio. E un poco di convergenza negativa. Un po' così. Però questo farei pure un po' così. Va bene. Direi va bene così. Ora, fatto tutto, simuliamo. Ovviamente le prove le simuliamo e andiamo su prove, qualifiche, andiamo spediti perché il main event ovviamente è il Gran Premio. Intanto vedo che andiamo bene. Gasly o Ocon? Gasly e Ocon, secondo e quinto. Quindi, non comincia bene. Non comincia male. 60% e 56% di fiducia a setto. Ok. Va bene. Allora, andiamo alla seconda prova. Ok. Va bene. Allora, campanato a ruota. Ok. Qua. Convergenza negativa. Facciamo tipo una cosa così. Però, campanatura, ecco. Ok. Sull'antirollio farei una cosa più così. Ok. Sui rettilinei farei invece una cosa più così. Ok, calmi, campaniamo un pochetto. Ok, però qua a questo punto, come licenza negativa, andiamo un po' così. Ok. Su questo. Cacchio. Allora. Ok. Antirollio. Ok. Però. Fare. Ecco una cosa così. Così. Aspetta. Ok. Proviamo una cosa del genere, con. Cioè, però con l'assetto non si sta mettendo il migliore dei modi con il discorso dell'assetto. Allora, per Gasly, orca miseria, vabbè. Allora, io farei una cosa tipo così. E sulla trazione, l'antirollio, olio. Allora, io farei una cosa tipo così. Porca miseria. Allora, farei poi così. Ok. E però, porca miseria, sulla trazione. L'antirollio devo. Ok, calmi. Siamo calmi. Ok. Proverei una cosa del genere. Vediamo. Ok. Proviamo una cosa così. Vediamo come va. Quindi, simulazione, prove 2, vediamo come va. Come tempi e come tutto. Ok, Gasly è sempre secondo. Tanto distacco
pochissimo, 65 millesimi, cioè un niente. Ocon migliora leggermente, quarto posto, ok. Migliora poco anche la fiducia dell'assetto, 66,63%, ok. Ok, calmi. Stiamo molto calmi. Allora, vediamo un po'. Se la componente negativa devo fare una cosa tipo... Allora, l'antirollio, bene, potrei fare una cosa così. Sui rettilinei. No. Ok. Allora. Bu. Proviamo così con proviamo questa maniera. Ora invece per Gasly tutto bene e male rettilinei. Quindi potrei fare così. Antirollio così sulla sterzata campanaro. Fare tipo così. Sulla stabilità in frenata fare una cosa tipo così. Porca. Ok, tipo così. E questo così. Proviamo. Terza versione di prove e non è al massimo. Cioè, vabbè. Prove 3, simula sessione, andiamo. Andiamo. Vediamo come va. Gasly, crollo di Gasly in mezzo secondo da Verstappen. Ok. 85-82% però fiducia, proprio adesso che crolliamo. Vabbè, non lo capisco, però va bene. Allora. Allora. Ora. Rimettiamo la componentistica, quella messa meglio. Ok. No. Ok, diciamo ok. Poi piano, leviamo il giro di recupero, per carità del cielo, anche da qui. Ok. Allora, qua, rimettiamo anche qua componentistica messa meglio. Ok, va bene. Io l'unica cosa proverei a vedere, allora. Ok. No. No. No, 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 va bene così. Va bene così in entrambi i casi. Va bene così in entrambi i casi. Allora, io direi, andiamo in qualifiche, le gestiamo noi molto velocemente, ma le gestiamo noi. Tanto mi si sente, mi si vede? No, penso di sì, penso che... Ok. Okay. Ok. Tanto, subito, una cosa un po'... Ok, va bene. No. Vabbè, che okay, posso elevare. Ok, perfetto. Ora andiamo così. Vediamo un po' come vanno i nostri. Intanto riconfigura ma direttamente con queste. Dai, riconfigura anche qua direttamente con queste. Qualora dovesse servire, ma non lo so, vediamo. Andiamo, dai. Ok. Ma onestamente non sembra esserci grande bisogno
di un altro giro. Ecco, c'è. No, non sembra esserci grande bisogno di un altro giro. Primo e secondo, primo e secondo al momento. Diamo quasi al sedicesimo posto, diamo più, quasi un secondo, quindi non penso, va bene, primo e secondo alla fine di questo round, benissimo. Ora, quello che farei adesso, tanto siamo messi abbastanza bene, cioè non abbiamo consumato così tanto, quindi io me le uso, me le continuo a sfruttare. Direi avviamo le qualifiche anche in questo caso, sempre 5-3, io non, vabbè, avviamo le qualifiche. Q2, gestisci e avanti. Dai, radio check. Avanti subito, radio check radio star. No, ci sono rotto le scatole, ma va bene. Allora, 1 3 2, incidente l'avversario, ce ne frega poco, va bene. Allora, riconfigura con le gomme nuove, e qua con le gomme nuove nel caso in cui dovesse servire. Fatemi vedere se... Tanto Magnussen addirittura ha finito le prove. Ritirato per queste prove. E... no. Allora, non dovrebbero esserci problemi. Primo e terzo, quello che sono state le prestazioni finora, e infatti a posto, direi nessunissimo problema, va bene. Va bene, ora Q3 con le gomme a mescola morbida, con le gomme nuove, benissimo. E io quasi stavolta faccio una cosa diversa. Stavolta aspetto. Allora, voglio vedere cosa fanno gli altri. Come sono i tempi? Non ce l'ho presente però. Allora, 1:15, 2:30, sui 3 minuti, 3 minuti e 10 e 20, 3 minuti. Sì, 3 minuti e 10 così. Ok, va bene. Dai. Ok. Vai, allora. Adesso, Gasly. E adesso con. Dai, avanti, eccoli. Bene che abbiamo scelto bene il tempismo. Ok, signori. Primo e secondo. E mi sa che ci manteniamo primo e secondo, voglio vederla. Sì. Poi, prima fila tutta blu, Williams e Ale. Ok, va bene, va decisamente bene. Siamo forti qua. Siamo forti eppure tanto qua. Ok, allora, siamo forti eppure tanto qua. Adesso la pioggia da occasione diventa rischio.
Ok. Allora, se io faccio così, ok. Ok. Posso, teoricamente faccio queste manovre così, ma ok. Ah, inizio così, semplicemente sposto un po' più avanti perché poi è prevista la pioggia. Ok. Va bene. 3GA. Ok. E Gastri la stessa cosa. Gasly la stessa cosa. Gasly la stessa cosa. La stessa cosa. Ok. Va bene. Io questi veramente metto così, ma so benissimo che poi deve venire a piovere. Ok. C'è una strategia. E ti fai questa strategia. Allunghiamo, diciamo che ci prendiamo più tempo per le morbide, per le medie, in attesa che arrivi la pioggia. È questo fondamentalmente il discorso. E ok. L'unica cosa con un po' di piedi, direi andiamo così. E te andiamo così. Si parte sparati. Vediamo cosa si riesce a fare. Anche se come consumo di gomme devo andare sullo standard. Ma va bene, dai. Va bene. Bella giornata di sole e i piloti si stanno Ok. schierando. Signori. Una delle gare più antiche della Formula Pronti. 1. Questo è Pronti, il Gran però devo Premio di abbassare il Spagna. volume perché rischia di Luci tornarmi sul spente e microfono. fischi Allora. Ok. sentiti. Gasly Ocon, Gasly Ocon, partono primi due, basta che nessuno dei due si faccia superare, poi va bene, basta anche non si sboccino tra di loro, ok, va bene, che come si fa, vanno tipo una cantalla, vabbè. Ok, calmi. Calmi. Stiamo calmi. Allora, la partenza è buona. Sono partiti tutti e due. In entrambi i casi sono partiti davanti. Sono davanti a tutti. Va bene così. Voglio sperare che non ci siano cavolate di sorta da parte di nessuno dei due. Li ho fatti partire normale. Sono standard perché devo far durare un po' di più le medie. Proprio in previsione della pioggia. Scommettiamo, noi in pratica scommettiamo sulle nostre previsioni meteo. Signor Matsuya, benvenuto. Benvenuto alla live, benvenuto. Come va? Che mi racconta di bello? Che mi dice di bello, signor Matsuya? Benvenuto. Benvenuto. Allora, vediamo un po'. C'è. Oh, allora. Benissimo, Gasly sta distanziando Verstappen, il che non è male come cosa. Che non è male, il che non è male. Io sto facendo un attimo, ecco. Se riuscissi in questi giri a dargli abbastanza margine, dargli abbastanza distanza da non poter utilizzare il DRS, almeno non su di noi. Non sarebbe male. Si riesce? Non lo so, vedremo. 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 Io spero di sì. Intanto si sta andando abbastanza appaiati, tranquilli.
La mia speranza è che allora, ok, stiamo calmi. Stiamo calmini. Ok, controllo gara. DRS attivato. Ok, c'è il DRS attivato. Teoricamente, a questa distanza, un secondo e due, Verstappen su di noi non dovrebbe averlo. Sui nostri non dovrebbe averlo. I nostri tra loro invece ce l'hanno. Ce l'hanno. E se la lottano tra di loro, va bene. Ok. Ok, se... Però non dovreste... Basta che non vi sbocciate tra di voi. Allora. Dai, dai. 2.46. DRS. Beh, ora si... Mamma, ora si lanciano... Ora si fa tipo effetto... Si fa una vicenda dell'effetto fionda. E onestamente questo non mi dispiace. Si fanno a vicenda l'effetto fionda. Not bad. Not bad. L'unica cosa è che fra un po' devo togliere consumazione per quanto riguarda il carburante. Fra un po'. Oh, buonasera signor Trip, buonasera. Spero di non aver risposto troppo tardi al messaggio. Buonasera. Come la va? Che si dice di bello? Che si dice di bello signor Trip? Che si dice? E ogni tanto su Instagram vedo che vedo le sue opere artistiche e devo farle i miei complimenti. Fa delle robe veramente veramente belle. Marco Petrigna, penso sia il profilo Instagram. Sì, cioè, se ci andate a vedere, cioè, fa delle robe bellissime. Le robe veramente belle. Complimentoni, signor Trip. Ora, ho impostato normale adesso. Li ho impostati normali adesso. Come consumo benzina. Dovrebbero essere in grado di fare distanza, diciamo, no? Di fare distanza. Ora, stiamo così, siamo messi nelle veramente migliori condizioni possibili. Senza giro veloce, vabbè. Comincio a pensare che adesso abbiamo l'auto più forte. Comincio a pensare che adesso abbiamo l'auto più forte del mondiale, Credo, comincio a pensare che avere l'auto, la monoposto migliore di questo campionato. Comincio a pensarlo perché siamo in standard, consumo standard sia di gomme che di carburante, stanno prendendo vantaggio nonostante lottino tra di loro. Cosa che solitamente dovrebbe portare ai due che comunque si un po' si frenano l'un l'altro. Invece non è così. Ok. Va bene. Ci sono le due. Red Bull dietro di noi. Comunque una certa distanza, 2 secondi e 6 da... Cioè, fra le loro, le nostre, ci sono 2 secondi e 6 di stacco. Con anche le altre che comunque si stanno fiondando l'un l'altro. Si stanno facendo l'effetto fionda più l'un l'altro. Ne sta avendo fuori una gara che è quasi ciclistica, diciamo, no? Con due team che si tirano, diciamo, l'un l'altro, ecco, cioè ne sta venendo fuori qualcosa che è più simile nelle meccaniche al ciclismo che alla Formula 1, però va bene. Va bene.
Tanto vado così. La cosa bella di un gioco così come questo è che puoi giocare avendo le mani libere. Io l'unica cosa che temo è Gasly che fa qualche cavolata e si tira fuori pure Ocon. Minchia, che Gasly che... Gasly è bello inviperito, devo dire. Nuovo giro veloce di Gasly. Vabbè. No, si continuiamo a fare giro veloce su giro veloce su giro veloce. Stiamo a nuovi livelli. Tanto una bella doppietta del genere ci fa fare un bel salto nel mondiale costruttori. Quello piloti non potrebbe non essere male, anche perché allora Sainz, sia Sainz è quinto, Leclerc è ottavo. Quindi da noi i punti li prendiamo. Verstappen c'è dietro, ma Verstappen credo che abbiamo, da un punto di vista della classifica piloti, abbiamo un po' di distacco da Verstappen. Allora, sessione. Ok, allora in questo momento, in questo momento, ah, perché ci danno, guarda, ci danno l'aggiornamento delle dei punteggi in tempo reale. In questo momento avremmo i due piloti in testa della classifica piloti e ovviamente costruttori saremmo abbastanza avanti. Not bad. Not bad. Niente male, amici miei. Niente male. Però, allora, dobbiamo staccarmi. Andiamo. Stare calmi. Siamo nelle condizioni di poter gestire molto serenamente. Siamo nelle condizioni di poter gestire molto serenamente. Dai. Dai, dai. Dai, dai. Ok, l'avversario ha allargato troppo la traiettoria. Quale? Chi? Sì, però non sbocciatevi tra di voi. Per favore, non vi... Duan! Amico Duan, ti conosciamo, amico mio. Ti conosciamo. Ti conosciamo, amico mio. Vabbè. Comunque, niente, abbiamo nettamente la macchina più forte al campionato. Puntando tutto sulla stagione in corso e senza fare ricerca, ma fare solo progetti con tutti quei punteggi e cose varie, solo sui progetti dopo lo certo sviluppo che è stato fatto comunque nelle scorse stagioni, devo dire... Vieni, non mi... Andate a 13 minuti. Ah, ok. Ah, ok. No, no, no. Ok, avevo letto una cosa. Vabbè, questa me la vedo. Me la vedo dopo. Intanto, testa coda di Sargent. Testa coda di Sargent. Vabbè, ce ne frega poco, onestamente. Ce ne frega pochino. Allora, ok. E comunque c'è, allora, è anche appassionante la lotta tra i due piloti. Cioè, non se le mandano di, guarda come lottano. Io ho paura che fanno, che si sbocciano tra di loro e si eliminano a vicenda. Io sta paura ce l'ho. Però se continuano così senza sbocciarsi tra di loro,
può venire bene la cosa. Ora l'importante è star tranquilli, stare molto tranquilli, non... Cioè, visto le prestazioni che stiamo avendo qua sul... Le prestazioni che stiamo avendo qui, onestamente non sembra... Non, cioè, non sembra neanche ci sia bisogno di forzare. Noi sto andando con standard e fra Gasly e Perez ci sono già 3 secondi e 8 in questo momento. Va bene. La Mercedes è andata in testa coda. Non so chi. Piastri. Vabbè. Mi dispiace per lui. Ma magari in testa coda ci andassero... Non so, le Red Bull, le Ferrari. Ci andassero loro in testa coda, così prendiamo ancora più punti, ancora più vantaggio. Vabbè, comunque, intanto... Che dice? Dominio. Dominio, signori. Dominio. E dominio, signori. Ok. Allora. Io direi... no. Ocon ci sei. Oh, che botta. Come salsa al vento. Come salsa al vento. Vabbè. No, no. 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 Posso... Un treno di gomme. Vabbè. Limite giri attuale 41 con 36, quindi anche meno. Allora. 8 giri. Sono indeciso, ragazzi. No, questo non è un... vabbè, componentistica devo forza cambiarla. Va bene, dai. Box in questo giro, andiamo con le medie, tanto dovrebbe piovere, quindi... Porca miseria. Niente, cazzi, si è compromesso la gara. Io naggia la miseria. Mannaggia la miseria. Mannaggia la miseria. Vabbè. 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 E che vi devo dire a riguardo? Cosa vi devo dire? Niente, io posso. Niente. Va bene. Gasly comunque continua un giro veloce. Ocon esce. Madre santissima Ocon. Esce ultimo. Ocon esce ultimo. Ocon esce ultimo. Vabbè. Vabbè. Che dire.
Che dire, signori? Che cosa dire a riguardo? Non penso ci sia nulla da dire a riguardo. Sono con e Gasly. Sono e Gasly con. Oddio, una volta riuscissimo a fare una doppietta, una bella doppietta come sempre. Dobbiamo per forza sempre. Ma è una gioia. Vabbè. Il bello è che stavolta è Ocon che è andato fuori, Stavolta è Ocon quello che è andato fuori strada. E mo cosa? E mo che si fa? Niente. E mo io con Ocon che devo fare? Ocon dovrei... Allora, cambia strategia. Allora, se questo. Ok. Va bene. Ocon. Oh, vai. C'è da recuperare un po', Ocon. Vai. Vai, Ocon. Vai Ocon che c'è da recuperare. Io intanto mi concentro su Gasly. Vai Ocon che c'è da recuperare un po' di posizione. Ecco, però ecco, adesso la pioggia può per quanto riguarda Ocon può tornargli a favore. Perché adesso magari gli altri si fanno, lui recupera, gli altri si fanno la sosta box per una sostegno per cambiare le gomme e poi tutti quanti assieme si fa la sosta per mettere gomme da bagnato. Potrebbe, la mia speranza è questa. L'unica cosa è che adesso Gasly non ha nessuno con cui fare l'effetto fionda e non lo so se è così ora come andrà. Perché Verstappen e Perez, essendo uno vicino all'altro, si fanno l'effetto fionda col DRS. E Gasly no. Gasly no. L'unico lato positivo di questo incidente è che per un pezzo di giro Ocon con l'ala rotta ha rallentato un po' quelli dietro. Li ha rallentati un po' e adesso ci troviamo a un vantaggio di 8 secondi e 1. Bene, avrei preferito meno vantaggio ma averli tutti e due davanti, però vabbè. Vabbè. Ora, vediamo con cosa combina. Vediamo cosa combina Ocon adesso. Vediamo cosa combinerà Ocon. Allora, dai. Però ci si. Allora, Ocon comunque già ha preso un bel po'. Cioè, ha recuperato un po' perlomeno rispetto a Sargent. E il primo è. Vediamo cosa si riesce a fare. Lieve sul riscaldamento e pneumatici, ma... Ah, beh, certo, giustamente l'ho messo a spingere. Certo, va bene. Ok, io... Vabbè, vediamo, io voglio sperare che non ci siano altre brutte sorprese. Vediamo un po'. Tanto, scusatemi, prendo una caramella per la gola, che... Comincia a essere freschino, comincia... Io purtroppo spesso fastidio la gola, la voce, eccetera. Adesso col freschetto comincia a arrivare un po' di maggior ragione, ecco. Dai. Allora. Dai. Allora. Gasly comunque continua a prendere vantaggio su Verstappen e gli altri, Cioè, la macchina deve essere
Dobbiamo allora, oltre ad avere ottimi piloti, abbiamo anche un gran bel mezzo, dobbiamo dire. Abbiamo una gran bella macchina, quindi ci siamo. Allora, sentite, io direi a questo punto, per regia, per spettacolarità, passiamo con... In altro caso il vantaggio lo vediamo nella... là, a sinistra. Sempre nella speranza non arrivi un brutto sorprese. Ocon e la remontata. Allora, quando è prevista la pioggia? Intorno al 32esimo giro, quindi fa altri 16 giri. Vabbè, ok, vediamo un po'. Ok, Gasly, ora scusate. Ora si va così. Mamma mia. E caramelle. Se caramelle e l'eucaliptolo, dipende come le prendi. Ah, Ti stannano la gola. Vabbè, comunque dai Ocon la remontata di Ocon. Viene sul riscaldamento pneumatici. Gasly, stai andando a velocità di crociera, come ti fa? Vabbè. Va bene, dai. Cioè, sto prendendo andatura standard sia per gomme che per ruote. Come cacchio? Vabbè. Comunque, signori, primo sorpasso di Ocon. Sergeant bevuto. Bevuto Sergeant. Ok. Va bene. Adesso si va alla caccia degli altri. Mentre Gasly ormai è andato 9 secondi e 4 a Verstappen. Vabbè, ok. Giro veloce di Ocon. Attenzione, giro veloce di Ocon. Con però Piastri che guadagna su di lui. Com'è possibile che Ocon faccia il giro veloce, ma chi è davanti guadagna su di lui? Vabbè, diciamo, comunque. avanti Ocon. Dai di remontata. Dai di remontata. Avanti Ocon. Va, prendilo Ocon. Va, piglialo Ocon. Siamo a 5-2. L'avversario ha avuto un blocco a ruote. Chi? Verstappen? Ha avuto blocco ruote. Chi? Russell ha avuto il blocco ruote. Diverse ore con un volto in incidente. No. Naggia la miseria, no. Tanto beh, le due Mercedes si sono eliminate tra di loro. Non mi dispiace, però, dai.
Però porca miseria, Gasly, niente, Gasly. Che dobbiamo fare? Va bene così. Vabbè, e niente, signori. Undici secondi avevo di distacco da Sainz, tutti persi. Andranno tutti persi. Tutti persi. Sì, adesso Ocon recupererà tutto il vantaggio da Piastri e gli altri. Ma l'avrebbe recuperato a prescindere. Cioè, penso l'avete visto come stava andando. Avrebbe recuperato a prescindere quel vantaggio. E invece niente. Ora niente. C'è gente che va ai box. Giustamente. C'è, allora, nel ragionamento è, vabbè, va ai box. Mi ha detto adesso sono tutti lenti, che c'è la safety car, così prendo un vantaggio. Evidentemente non sanno, non hanno visto, capito che sta arrivando la pioggia. E quindi sta arrivando la pioggia. E quindi tutti quanti dovranno fare un'altra sosta ai box per cambiare le gomme. Naggia voi. Allora, io conservativo. Va bene. Porcaccia la miseria. Vabbè. Vabbè. Naggia la miseria. Io tanto DRS letteralmente non usato, proprio zero. RS usato proprio zero, l'RS. Mo come andrà? Che si farà? Ora. Diciamo che Ocon già ha recuperato qualche posizione grazie alle soste box. Ok. Adesso però con calma, non ragioniamo, con la calma ti fanno le cose, con tutta la calma di sto mondo. Calmi, calmi. Dai. Ora beh, giustamente, vabbè, Gasly, figurati. Vabbè. Ok. Ok. Prevista pista bagnata, benissimo. Sarebbe meraviglioso avere la... avere... c'è l'inizio del bagnato ora. Durante la safety car. Sarebbe... in certo senso forse apoteosi. Vediamo un po'. Prevista gara bagnata, anche se le previsioni meteo dicono... ok, fine safety car, io direi. Standard. Aggressivo. Potenza. E massimo. Dai. Massimo. Ok. Siamo per partire? Partiti. Con Gasly vediamo se riesce a... allora, Gasly vediamo se riesce a riprendere un po' di
vantaggio di margine non sarebbe male. Ci riproviamo, come al solito sono sempre, hanno sempre quei soliti tre giri prima della sosta ai box, prima, cioè prima del DRS. Vediamo un po'. Vantaggio sembra prenderlo. Vantaggio sembra averlo. 7. Avanti. Va bene. Benissimo. Io vediamo un po' se al secondo e mezzo riporto tutto alla normalità. Vediamo un po'. Anzi, facciamo in 2 secondi. Facciamo con la canna. Non oddio veloce di Gasly. Vabbè, me lo immaginavo. Me lo immaginavo, signori. Me lo immaginavo. Ok. 1,7. Ma direi che i 2 secondi. Ok. Ma dagli un po' di margine, 2 secondi. Andiamo un po'. Perfetto. Allora, equilibrata, neutra. Andiamo un po' come vanno così. Ocon. Allora, vediamo se così guadagna lo stesso. Inizio pioggia, perfetto. Allora, siamo in box. Minchia. E devo indovinare. Inizia un pioggia leggera, eh? Inizia un pioggia leggera. Ok, calmi. Pioggia leggera. Ma poi diventa acquazzone pesante. Allora, io direi, allora calmi. C'è un inbox. Wet. Box a questo giro. Gasly. C'è un inbox. Wet. Me ne fotto un cazzo. Va bene così. Ok. Ok. Ok, dai. Ok. Sto azzardando. Sto oggettivamente azzardando, ma è una cosa che devo fare perché sono a rischio di dover fare sempre 1, 2, 3, 7 soft i box. E qua, diciamo, si prevede che la pioggia sia bella sostanziosa, che prima o poi arriva a diventare. Arriva a diventare bella, bella sostanziosa la diciamo la pioggia, ecco. Quindi diamo così. C'è un po' di gente che ancora non si mette, non va con le gomme, e con questi guadagneremo un bel po'. Dai. Ok. Va bene. Ora io direi, te vai così, ma vai sereno proprio. Chiamo anche se però standard, vai standard. Però vai standard. Per ora vai standard.
Evitiamo di consumare più del dovuto la gomma. Andiamo standard, che già così standard. Che già così standard guadagneremo comunque su tutti. Avanti. Perché già. Allora. Allora, intervallo. Gastri. Ok. Ok. Ok, io ripeto, confido nel fatto che arriverà la pioggia, quella un po' più tosta, diciamo. Confido nella pioggia quella tosta. Ok. Va bene. Ok, Gassi, primo c'è Albon ancora, no? Ah no, ok, ok. Va bene. Però ok, calmi. Calmi. Ok. Giù a Gasly. Ok. Si sta caricando il DualSense. Mi sta scaricando il pad. Subito, vogliamo di meglio, scusate. Ok. Allora, si sta soffrendo un pochetto, però. Oh, dovrebbe arrivare la pioggia, quella più pesante, no? Perché adesso sì, guadagno gli altri su di me relativamente. Però allora, calmi. Stiamo calmi. Stiamo molto calmi. Stiamo molto calmi. Ok. Ok. Dobbiamo stare calmi. Magari sarebbe stato meglio non azzardare, cioè non azzardare con subito con le wet, ma andare con le intermedie, ma diciamo la mia tattica ha un senso. Non sembra, ma ce l'ha. Non sembra, ma il senso ce l'ha. Ce l'ha. Ora dobbiamo. Ai ai. Dovrei andare più conservativo io. Naggia me, dovrei andare più conservativo. Naggia me. Ma a me mi piace azzardare. Ah. Vabbè. Si sta asciugando invece che bagnarsi di più. Ocon, aspetta, io l'ho messo. Scusate. Ho fatto la minchiata. Sembra proprio che l'Alfa Romeo sia salita di una posizione. Fatto la minchiata. E mo la si paga. Fatto la minchiata e mo la si paga. Vabbè. Io ho bisogno di azzardare, di scommettere. A me basta andare conservativo. La Red Bull passa.
Naggia me. Naggia me. Naggia me. Oh, la Ferrari sale di una posizione. Naggia me. Allora. E qua un casino. Qua è un casino adesso. Qua è un casino. Allora, l'avversario ha allargato la traiettoria, ok. Va bene. Ok. Albon ha allargato la traiettoria, vabbè, ok. Calma. Ok, ora sta ricominciando a salire la pioggia. Va bene. Dai, ora sta ricominciando a salire. Sta ricominciando a salire. Forse non è tutto perso. L'avversario è andato in testa coda, va benissimo. Chi è andato in testa coda? Non lo so. Forse non è tutto perso. Testa coda di Verstappen. Certo, non è cambiato niente, pur sempre lì davanti. Vabbè. Ok. Mo sale la cosa. Tutto ok? Mo sale la cosa, dai. Dai che ci andiamo a pista bagnata. Dai. E mo pista bagnata, messo tocca a noi. 81%, 83% nuovo condiziono. Ok. Mo dovremmo guadagnare noi. Non solo dovremmo guadagnare noi, ma gli altri dovrebbero fare adesso una sosta ai box che noi non dobbiamo fare. Dai. Mo comincia il nostro Gran Premio. Ok. Va bene. Posizione. Ricominciamo pure la mia posizione. Ocon. Benissimo. Scusate un attimo. Ok. Avanti. Ora si ricomincia con le posizioni. Benissimo. Allora. Sosta i box, benissimo. Beh, però purtroppo sono talmente lontani che non ne traiamo abbastanza vantaggio. Però Dai. E adesso è successo quello che temevo. Adesso lo svantaggio è talmente tanto, talmente troppo, che adesso recuperare è difficile. Era meglio se fossi andato un po' più cautelato, diciamo. Comunque, adesso vanno tutti di così. Zu c'ha la sosta box, ok, però stesse condizioni di ruote, la nostra macchina dovrebbe essere migliore. Quindi dai. Ok, allora. Però sta scendendo un attimo il bagnato, ma fra un minuto teoricamente dovrebbe essere il bagnato quello più tosto. Va bene. Vabbè, sì. Dovrebbe arrivare fra un minuto la pioggia quella più tosta. Ok, allora, dai. Su. Dai che ce la si può fare. Allora.
Remontiamo. Cominciamo la remonta. Questa è pioggia leggera. O perlomeno non di quelle proprio forti forti. Vabbè. Stiamo calmi. L'avversario ha bloccato le ruote. Ok. Va bene. Ok. Era forse un bloccaggio. Albon, ok. Va bene, va bene. Comunque Albon su Noda, verso qua ci sta succedendo di tutto e di più. Dai. Ok, però sta 3 minuti 80%, pioggia un po' più consistente, però Nork. Calma. Mo si perde di nuovo, però. E ora di nuovo condizioni di ok. Deve stare avuto blocco ruote, va bene. Va bene. Va bene. È stato un bloccaggio in pista? Magnussen, vabbè, se ne frega poco. Teoricamente fra 3 minuti. Fra 3 minuti dovremmo. Dai. Allora. Fra 3 minuti dovrebbe cambiare di nuovo il tempo. Siamo lì, siamo. Ok. Mi sa che adesso si comincia a perdere qualcosina, forse no. Non saprei dirvi. Non saprei dirvi. Ok. Dai, signori, si sta ricominciando a perdere. Si sta ricominciando a perdere. 2 minuti. Naggia la miseria. Vabbè. Stiamo calmi. Ora la classifica come sarebbe? Questa classifica come sarebbe? Ok. Ok, sarebbe un po' diversa. Decisamente diversa. Allora. Tu vai box. Ok. Una posizione la temporaneamente la guadagniamo con Gasly almeno con Ocon temo di no, però vediamo. Un minuto e tra un minuto arriva pioggia pesante, buh. Dovrebbe essere una pioggia non leggera, ma cioè. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Siamo un po' in balia del tempo. Siamo un po' in balia delle condizioni atmosferiche. Come non più? Non sta piovendo? È sempre leggera e fa. 4 minuti addirittura dice che si asciuga, che smette di piovere. No. No. Allora. Ocon. Prova a entrare tu con le intermedie. Dai Ocon. Ocon! Ocon, maledetto.
Gasly. Ma sì, Gasly pure. Intermedie, vai. Non ci andremo mai più sopra la cosa. Limitiamo i danni. Anzi. Ok. E Ocon pure. Ok. Avanti. Avanti. Avanti, avanti, avanti. Avanti. Devo per forza andare così perché... perché sì. La miseria. Dai. Vai. Allora. E devo andare forse così, porca miseria. Vabbè. Vabbè. Allora. Ok. A posto, Gasly. Allora. No, 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 però. Standard. Anzi. Allora. Aspetta, e qua che sì. Vediamo un po' così. Allora. Strategia. Qua come minchia, devo andare in standard. Devo andare in standard. Vabbè, allora Gasly tuo con standard. Gasly standard. Avanti. E vediamo un po'. Andiamo un po'. Vediamo se è così. Buh. Non so che riusciamo a fare. Vediamo un po'. Vediamo un po' che si riesce a fare. Qua niente. Cioè, c'è il delirio comunque. È successo qualsiasi cosa. È successo qualsiasi cosa. È successo veramente qualsiasi cosa. Ok, adesso. Adesso se vai, se magari vai, se magari vai. Allora Gasly, è successo veramente qualsiasi cosa, ci siamo fottuti una gara. Io perché voglio sempre azzardare, non devo azzardare, devo, se sono davanti devo essere conservativo e sono davanti. Devo essere conservativo e sono davanti. A me piace azzardare, io... mi piace stravincere, tentare, mi piace tentare di stravincere anche a costo di rischiare di straperdere. Vabbè. Vabbè. Però dai che Gasly, però dai che ce la puoi fare, non è dai che ce la puoi fare, Gasly. Vai Gasly. Oh, c'è. Allora. Io direi Gasly. Fai un po' di sorpasso. Eh? Possiamo l'RS su sorpasso, dai. Non c'è il DRS, però l'RS è quello sì. Dai Gasly, dai. Dai Gasly, dai. Dai Gasly, dai. E anche Ocon. No, per stare andati in testa coda, chi? 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 Ok, posizione guadagnata, bravo Gasly.
C'è una bandiera gialla, non so chi, non so come. Calmi. Non stiamo calmi. Non stiamo calmi. Però adesso con... Io con... Con come combinato? Con è in... Aspetta, però con c'è uno davanti. C'è uno davanti, Ocon. C'è uno davanti, Ocon. Allora. Ocon. 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 No, che sto facendo? Ocon. Tu ce l'hai. Fai sorpasso. Fai. Fai. Gasly, vai su quello successivo. Proviamo il rimontone. Proviamo il montone due volte, il rimontone. Proviamo il montone sul montone. Beh, basta, sto facendo troppe battute sceme su sta cosa. Va bene. Vai Gasly, vai che ci sei. Dai, decimo. Ok, dai. Dai. Dai che ci sei. Dai che ci sei. Gasly neutro che devi conservare. Ocon. Ocon, ci sei, Ocon. Ocon, te devi anche te, facciamo te potenza perché ce l'hai. Te potenza che ce l'hai. Te potenza che ce l'hai. Allora, io però un Gasly lo farei spingere un pochino con la benzina, visto che un 0,7 ce l'ho. Mo bisogna usare tutto. C'era fare il rimontone della vita, bisogna usare tutto. Bisogna usare tutto. Tutto quello che si ha bisogna usare. Bisogna usare tutto quello che si ha. Ok, va bene. Ocon ha tipo 10 secondi su tutti, vabbè. Gasly. Avanti. 39 giri, siamo al 39 giro su 66. Mi sono fottuto la gara per un azzardo. Quando mi bastava... Quando mi bastava andare tranquillo. Mi sono fregato una gara da solo. Naggia me. Allora. Spingete tutto quello che avete. Allora. Dai. Ora io... Come succede qua? Ora, se per qualche arcano motivo. Io qua. Provo a vedere che succede se. Se spingo al massimo anche di. Provo a vedere che succede. Perché se non consuma come penso. Dai. RS scarica, vabbè, niente, neutro, va bene così. Ocon deve rimontare il mondo, però già 7 secondi e 6 da quello davanti a lui. Allora, nei primi c'è soltanto Verstappen che di piloti di testa. C'è solo Verstappen in tiro di te, che tra l'altro resta anche dietro. Vabbè, Perez, ok. Gli altri sono comunque... Perez, se... C'è... Il gruppo che importa è dall'ottavo al sesto posto. Sono quelli che andare a prendere e superare. Non so con chi riuscirò a farlo, ma... Ci prova, vediamo un po' come va. No, però aspetta. Facciamo così. Magari così.
Mi stai più, dai. Sì, però non mi dire che adesso va alla grave, addirittura grave sul riscaldamento pneumatici. Addirittura. Allora, Ocon, devo andare su equilibrata purtroppo. Devo andare su equilibrata purtroppo, perché se no poi si rischia con la benzina. Ora. Gasly, nono. Ok. Adesso ci sono... Ce ne sono tre che sono importanti da andare a prendere, e superare. Ce ne sono tre che sono importanti da andare a prendere e superare. Ocon la vedo dura. E mo pioggia. Vabbè che siamo tutti... Adesso sono tutti con... Siamo tutti con intermedi, siamo tutti uguali, quindi Mo sono tutti con le intermedie. Tanto sarà un po' così, poi scende, lo so. Allora. Ok. Vediamo un po'. Adesso avrei recuperato, però avrei straperso in tutti i giri precedenti. Allora. Ok. Poi. Che cos'è? Ah. Va bene, ok. C'è caldo? Saprei. No, non sento caldo. Non sento caldo. C'è un freddo alla faccia. Allora. Sì. Ok. Siamo di nuovo in condizioni da intermedie. E me lo immaginavo. Ok. Meno male che non faccio cambio. Ok, ho capito. Diciamo che molto difficile arrivare a condizioni da gomme da bagnato proprio. E questo l'ho capito. Quindi diciamo devo tendere più, salvo casi particolari, a giocarmi le gomme intermedie in questi casi. Ok, ora lo so. Per adesso bisogna guagliare. Allora, io direi così. Ok. Però porca. Allora. Devo fare una cosa però. Allora. Una strategia. Però no, così sta. Vabbè. Vediamo però come va, poi eventualmente valutiamo. Vediamo un po'. Ok. E devo andare per forza con... Vabbè. Standard per forza, perché devo arrivare fino alla fine con queste gomme qua. Devo arrivare fino alla fine. Fino alla fine. Ok. Però diciamo che abbiamo la macchina e i mezzi per comunque essere, poter fare comunque recuperi. Ocon ha recuperato tutti i secondi su Mick Schumacher intanto. Magari lo supera anche. Gasly. Sto guardando con. Mentre Gasly ha superato. Aveva superato Leclerc. Sì, ha superato Leclerc. Ok, allora scusate, fatemi mettere su. Dai Gasly, che ce la fai. Dai che ce la fai, Gasly. Va bene. Va bene, Gasly, va bene. E Leclerc te lo sei fatto fuori, dai. Forza. Ora Perez. Verstappen mi sembra difficile andarlo a prendere, però
Però Perez puoi superarlo. Dai. 44, 44 giro 66. Porca miseria. Fossi avessi fatto una strategia più conservativa, c'era intermedie, sarei tipo avrei dovuto la doppietta garantita, primo e secondo posto. Ho voluto azzardare, l'azzardo mi è stato punito, ecco. Vabbè, comunque diciamo che per come a un certo punto devono essere cose, potrebbe non andare malissimo. L'unica cosa, Sainz, c'è da andare a prendere Sainz. E spero che lo si possa fare. La macchina comunque è competitiva, rispetto alle altre, come dice, è messa a recupero nonostante non abbia in questo momento, non c'è DRS né niente, sono a standard, non ho neanche RS attivato, sta comunque recuperando su tutti, quindi diciamo che la macchina competitiva è competitiva, solo che porca miseria, un porco maledetto me e le mie cavolate. Vabbè. Vabbè, comunque si può fare signori. Allora, ma i Gasly comunque, Perez ce l'ha là davanti. Attenzione, ha allargato troppo. Ho capito che allarga Gasly. Mannaggia a te Gasly. Vabbè. Niente. Ok. Vabbè. Niente. Ci metterà un po' di più. Allora. Ocon su Duan. Magari a recuperare su Duan, cioè, potrebbe farcela. Non so, ma potrebbe. Allora, ok. Vabbè, non mi posso inventare nulla. Perlomeno posso far giusto così per andare avanti fino alla fine. Tipo, andare avanti fino alla fine con queste gomme, mentre magari gli altri potrebbero aver bisogno di cambiarle a un certo punto. Andiamo un po'. Allora, siamo 47esimo giro. Purtroppo l'unica rottura di scatola è Sainz quinto. L'unico che guadagna davvero sui nostri è Sainz. Bisognerebbe andarla a prendere, non è facile. Che una volta comunque superato Perez ci sta un po' di distanza. Perché poi c'è Perez 3-8 su Bottas. 3-8 su Bottas. E sai, no! Non è facile, ma non è impossibile. Deve solo un attimo spiegarsi a fare quello che deve fare. Avanti. Mentre Ocon è a meno di 2 secondi da Duan. Ok, allora. Dai, Gasly c'è. Gasly ma lo vede, ce l'ha là davanti, Gasly ormai ce l'ha là davanti. Va bene. Mm.
ce l'ha là davanti, ce l'ha là davanti. Dai Gasly, ce la puoi fare, ce la puoi fare. Oh, ci sei, ce l'hai Gasly. Ma Gasly, non t'accodare, Gasly, non t'accodare, ce la metti, ma basta ti sposti leggermissimamente sulla destra e passi, però. Vabbè. Calma. Dai che. Ma ho capito. Gasly, dai, facciamo. Ti imposto l'RS sul sorpasso, Gasly. Ce la può fare. Ce la puoi fare, Gasly. Dai, Gasly. Madre santissima, però, Gasly, dai che ce la fai, Nadia, te, oh. Neutro, dai. Avanti, sì, no, però non puoi farti riprendere, per favore. Avanti. Su. Su. Dai, ci sei. Oh, mica si è fatto sorpassare di nuovo io. Annaggia la miseria. Dai Gasly. Dai che ce l'hai. Dai che è sta coda. Niente. Allora. Come lo fa? Allora, cazzo c'è. Allora, basta. Gasly. Vai così. Spingi per quello che serve almeno per recuperare sta posizione. Spingi Gasly. Naggia te Gasly, spingi che ce la vuoi fare. C'è una macchina più performante rispetto alla sua. Naggia la miseria, vai Gasly, naggia la miseria. E dai, dai. Avanti. Muova e prende gli altri. Mo vai a prendere gli altri adesso. Dai, gatti, c'hanno, a parte giù, c'hanno tutte le gomme messe peggio delle sue. Dai. Allora. Dai. 50 giri, 16 giri per cercare di recuperare Bottas e soprattutto Sainz, perché quello è da andare a rintuzzare Sainz. C'è andare a rintuzzare Sainz. Dai, si può fare. Mentre Ocon è rimasto Ocon. Allora Ocon che fa? Duan glielo fa questo sorpasso? No. Vabbè, senti una cosa. Fai sul sorpasso, avanti. E un po' se ti sblocchi. Allora, Gasly. 50 giri su 66. Si può fare. Ok, Ocon ne ha guadagnata. Ok, sì. Vabbè, mo c'è Ricciardo. O passi Ricciardo. Che dici? O passi Ricciardo. Magari. Dai. Dai. E adesso scarico. Vabbè, niente. Ma è neutro. Ok. Però ce la può fare.
Allora. Ok. C'è qualcosa. Quelli senza DRS di fatto si rallentano a vicenda. Potrebbe essere un'ottima occasione. Allora. Direi appena li raggiunge. Posso un po' di sprint con la benzina e vediamo un po'. Allora. Comunque, per quanto riguarda condizioni pista, comunque rimane più o meno costante su condizioni da intermedie. Meno male che ho cambiato le gomme, che ho smesso di tenere quelle da pioggia. Meno male. Intanto Bottas va ai box. È un'ottima cosa, così devo... Nuova posizione. Con Gasly ce l'ho avere a che fare soltanto con Sainz. Ok. Un secondo e due. Puoi andarla a prendere. Ce la puoi fare. Dai. Che magari anche Ocon mi va in zona punti. Not bad. Ok. Ocon ha superato Ricciardo e va per prendere Piastri. Ok. Va bene. Ok. Allora. Ok. Altra soste box. Vabbè, Magnussen ce ne frega poco. Albon ai box? Albon ai box. Perché Albon è andato ai box? Perché Albon è andato ai box? Soprattutto qua c'è Verstappen primo adesso. Mangia la miseria. E soprattutto se si accavalla con Leclerc. Eh no, non si accavalla però. Ok. Allora, Gasly. Vai al massimo, spingi. Spingi Gasly. Spingi Gasly. Spingi Gasly. Amoni. Come siamo messi qua? Ma sai che quasi quasi si può tranquillamente arrivare fino alla fine senza forse grossi patemi di consumo gomme. Dai, allora. Dai. Avanti. Avanti Gasly che ci credo. Avanti Gasly che ci credo. Pure le resti in sorpasso ti metto. Dai. Ce la vuoi fare. Dai Gasly. Dai Gasly. Dai. No, Gasly però. È mollato troppo presto, Gasly. È mollato troppo presto. Tsunoda ai box, attenzione. Tsunoda ai box, attenzione. Perché tutti vanno ai box? Si scarica. Neutro. Vabbè. Allora. Ok, Tsunoda passato, Gasly quinto, va bene. Ok. Ok. Va bene. Però bisogna... Però devi passarlo a Gasly. Devi a Gasly a Sainz devi passarlo. C'è la macchina più veloce, dai. Su. Posizione guadagnata da Ocon. Ok, bene. Bene Ocon. Bene Ocon. A Piastri, bravo, bravo. Bravo Ocon. Però io c'ho Gasly che si è piantato. Dai Gasly. E niente, non ce la fa. Non ce la fa, maledizione.
Allora. Ok, allora. Benissimo, vai box. Bene, 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 bene. Ok, vai equilibrata. Vai Gasly. Vai Gasly. Un po' di gente vai box. Attenzione. Un po' di gente vai box. Come mai? Certo che va, perché io le intermedie le ho messe dopo un po' di giri. Io posso arrivare alla fine, loro no. Io posso arrivare alla fine con le mie, loro no. Loro no. Ok. Cosa hanno messo loro? Sono dalle wet. Sono dalle wet le altre intermedie, però ce l'hanno più fresche. Ma va bene. Oh. Potrebbe rivelarsi una giornata più positiva di quanto sembrava a un certo punto. Allora. Ok, stiamo calmi. Sono... Ok, 55esimo giro su 66. Però condizioni dice da pioggia. Ok. Ma se va come penso, fra un po' scenderà di nuovo sotto i 4 mm. Quindi stiamo calmi, stiamo molto calmi. Stiamo molto calmi. Per quanto riguarda consumo gomme. Un po' così, un po'. Magari forse un po' stentando, ma ci arriviamo. Un po' stentando forse, ma ci arriviamo. Chi è che è andato in box? Ah, Sargent, vabbè, si è un doppiato, ok. Ce ne frega poco. Allora. Gasly, voglio vedere se recupera. Se recupera, sembra di sì. Con... mi sa, è distante tanto da Tsunoda, ma proprio tanto. Con difficilmente farà più di quel sesto posto. Però vabbè. Però... intanto c'è Zhou a 2 secondi e 4 e manca un tipo 10 giri alla fine. Io non vorrei dire, ma c'è la possibilità di prendere un insperato, c'è teoricamente la possibilità di prendere un insperato terzo posto su Guanyu, perché non è Tsunoda, Guanyu quello che è. Ok. Tsunoda è quello che c'ha quelle gomme da bagnato. Il bagnato si sta intensificando. Vuoi vedere che me fregano giusto adesso con le gomme da bagnato? Spero di no. Calma. Allora, dai. Tsunoda però ogni giro prende un secondo. Calmi. Calmi. Ok. Uno e sei. Uno è andato in testa coda. Chi? Chi? Settore 2. Chi è andato in testa coda? Bandiera gialla. Chi? Stroll. Vabbè. Mamma mia. Tsunoda sta... come una furia arriva Tsunoda. Tsunoda sta arrivando... Tsunoda sta arrivando come una furia. Tsunoda sta arrivando come una furia. Vabbè. Tsunoda, amen, pazienza. Ci supererà. Però vabbè, dai. Però magari metti che anche se ci supera poi magari va fuori P. Cioè Verstappen sta andando in box. Per motivi a me ignoti. Albon sta andando in box. Per motivi a me ignoti. Sta andando in box un po' di gente per motivi a me ignoti. Quello sta andando in box. Non ci credo, non è possibile. No, vabbè no, primo no, non sono primo, dai, non sono primo. Non sono primo mai nella vita. Non sono primo mai nella vita, no, sono primo.
primo, sarò secondo, ma son primo. Però sta scendendo. Ma sta scendendo. Se si è io rido tantissimo se si è messo le... Si è messo le wet. Si è messo le wet e sta scendendo adesso la... I millimetri di pioggia stanno scendendo adesso. E si è messo le wet. Io rido tantissimo. Sto ridendo tantissimo. Mi posso... Posso ridere tantissimo fra poco, mi sa. Posizione persa, vabbè, fa niente. Tsunoda me ne frega niente, Tsunoda. A parte il fatto che ora fra un po' scende. Torna sotto i 4 mm, torno a guadagnare io. Dai. Dai. Ok, perfetto. Dai. Adesso dovrebbe tornare a guadagnare Gasly. Su tutte e due. Poi io, Gasly. Avanti. Comunque, che gara assurda. Ocon, intanto, ok, sono 8 giri. Io non oso cambiare nulla, livello di consumo gomme, perché così dovrei arrivarci tipo giusto giusto, dovrei arrivarci. Mia cosa. Ocon, comincio a pensare all'idea di spingere con la benzina. Mentre quanto riguarda Gasly, aspetto un po'. Ok. Allora, 3,77, 3,76. Benissimo. Sta scendendo. Limite di benzina, sta in benzina. I bagnato stanno scendendo. Avanti. Ok. Allora, io ho 60° giro quasi. Non lo so. Sono indeciso. Perché comunque Ocon sta comunque guadagnando sugli altri. Su Albon, su tutti. Però. Allora, il problema di Gasly è che sì, c'è intermedi che sono più performanti con questo bagnato, ma pare fatto sta risalendo il bagnato, ma che caspita. Allora, che casino. Che casino. Allora, Ocon. Ok. Ok, stiamo calmi. Allora, e quattro sono di nuovo da bagnare. Siamo lì comunque. Bagnato, asciutto. Cioè, no, asciutto no. Mo' condizioni pioggia. Di nuovo. Siamo molto al limite. Ok. Allora. Ok. Con Albon cosa c'ha? C'han tutti le wet. Devo sperare che scende. Ma non scende più di tanto. Allora, senti. Massimo è al massimo. Ok. Avanti. Andiamo sulla benzina. Tempo, cerchiamo di tamponare sta maniera. Magari nel frattempo si spera che scenda.
ma mi sa che non scende. La Red Bull è avanti. Allora. Ok, allora. C'è. Ok. No, è sale. Sale, sale, sale. Sale, sale. Albon per fortuna è lontano, tipo 10 secondi, però. Peccato però con 10, ora sono 7 però sti secondi. E non mi metto a fare pit stop adesso. Io posso sperare che scenda di colpo. Posso sperare solo che scenda di colpo. E non penso accadrà. 4:15. Io alla fine ho avuto le wet quando servivano le intermedie e ho avuto le intermedie quando servivano le wet. Io vabbè, calmi e tranquilli. E 30 qua, ciao. Però si sta sdoppiando, sì. Boh. Santa due giri. E gommatura molto bassa. In questo momento com'è la situazione? Per quanto riguarda come sarebbe la posizione dei piloti. Sarebbe primo e secondo con Gasly. Leclerc va un po' indietro, ma neanche tanto. Vabbè, potrebbe non essere. Vabbè. Poteva essere molto meglio, ma alla fine, per come mi stavo mettendo a un certo punto, potrebbe non essere comunque male. Potrebbe non essere comunque male. La classifica si accorcia un botto, perché le Red Bull che erano... Le Red Bull che erano un po' indietro coi punti, insomma, si rifanno sotto. Perlomeno Verstappen si rifà pesantemente sotto. Ora... Anche se perde una posizione, vabbè, quarto. Ok. Eni non proprio non accenna a scendere. La pioggia non accenna a scendere. Nino, con sta pioggia me la son giocata malino. Me la son giocata malino, oggettivamente, questo sì. E piove sempre di più, sempre più millimetri di pioggia. Sempre più millimetri di pioggia. Vabbè, vabbè. Tre giri alla fine. E vabbè. Allora. Tanto porca miscavi. Vabbè, per forza di cose sarebbe successo prima o poi. Vabbè. Calmi. Vabbè, non dovrebbe perdersi ulteriormente. Non dovrebbe perdersi ulteriormente. Penso. Quarto e sesto, alla fine non è male. Vediamo un po' come sarebbe adesso la situazione classifica piloti.
saremmo comunque, cioè, a distanza di pochissimo, perché avremmo, cioè, Ocon 74, Gasly 70, 69 Leclerc, Verstappen 67. Ci sono quattro piloti in 7 punti. Classifica si fa cortissima. Mentre per la costruttori saremmo avanti di 19 punti sulla Red Bull. Ok. Va bene. No, cioè, col disastro combinato poteva andare peggio. Poteva decisamente andare per e andare a finire che comunque abbiamo superato Sainz. Si è superato Sainz alla fine. Con entrambi i piloti. Poteva andare decisamente peggio. Poteva decisamente andare peggio. Allora, Bottas c'ha 7 secondi di vantaggio. Svantaggio su Ocon. E Sainz è là dietro. Magari nel frattempo scende sti millimetri di pioggia. Onestamente non mi dispiacerebbe la cosa. Metti sono tipo doppiaggi e controdoppiaggi che non si capiscono. Mentre Guanyu è andata a recuperare Gasly. Guanyu è andata a recuperare Gasly. Io l'ho andato così a 8-9. Ottanove e Guagno è andato a recuperare Gasly. E vabbè. Porca miseria. Vabbè. Ok, ultimo giro. In testa Verstappen. Vedete un po' che cose. Ma sarebbe bello che Verstappen testa coda, un incidente, si ritira all'ultimo giro. Bellissimo sarebbe. Non ci credo tanto, però sarebbe bellissimo. Allora, l'ultimo giro. Ultimo giro. Sia per Gasly che per Ocon. Adesso comincia l'ultimo giro anche di Ocon. Ok. Ripeto. Classifica cortissima. E vabbè, qua vabbè. C'è sto sorpasso e vabbè. Ok. Potrei prendere, stai allerta. Margine carburante di no! 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 No, 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 equilibrata. Fermati. Fermati col carburante. Fermatevi col carburante. Anzi, tuo Gasly, vai conservati. Conserva. 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 E mentre con rischiano di superarlo all'ultimo. Allora, vabbè, Verstappen vince la sua gara, va bene. E niente, ho gestito male la questione gomme. Ho gestito decisamente male la questione gomme. Però alla fine è andata bene. Nel senso, poteva andare decisamente peggio. Poteva andare decisamente peggio. Con all'ultimo lo passano. Vabbè, poteva andare peggio. Poteva andare decisamente peggio. Devo smetterla di fare gli azzardi. Qua azzardare non paga. Se sei in testa, azzardare non paga. Assolutamente no. Assolutamente no. O meno, comunque azzardare non paga. Vabbè, signori. Finisce così, poteva andare peggio. Comunque, mondiale piloti, vede Ocon primo 70 punti, Gasly e Leclerc 69, Gasly 68, Verstappen 67, classifica cortissima. Ci sono 4 piloti in 3 punti, 4 piloti in 3 punti. Costruttori, siamo avanti di primi avanti di 13 punti sulla Red Bull. E direi va bene. Alla fine c'è
ho fatto minchiate nella gestione, cioè ho gestito male la questione gomme, perché l'ho gestita male, però poteva andarmi peggio. Poteva andarmi decisamente peggio. Ora, progetto sospensioni completato. Ora arrivo al giorno della prossima gara e l'app ovviamente mi ferma. Intanto, sospensioni, prossima gara è 4 giorni. Faccio due. No. No, 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 no. Emergenza 2, si fanno subito. Avanti. Sospensioni. Sospensioni, mettiamo subito quelle migliori. Ok, va bene. Ora andiamo avanti. Però porca, mi sono dimenticato dove fai i progetti. Allora, calma, calma, calma. Allora, email, cosa c'è nei mail? Ferma, ferma. Ok. Monaco, signori! Prossima gara sarà interessante. Monaco. Gran Premio in Monte Carlo, signori. Sarà interessante. Sarà tosto e interessante. Io direi l'unica cosa prima di salutarvi, vedere se si può fare qualche bel progettino. Ok, nuovo progetto. Vediamo un po'. Allora, qua è arrivato a 2. Qua lo sta facendo. Qua è arrivato a 2. 2, 2, 2. Sottoscocca l'ho fatto con. Come l'ho fatto? Potrei far rifare telaio. Telaio. Eh no, non c'ho l'eco. Però. Allora, priorità progetto e vado su. Prestazioni in gara. Ci guadagno nulla. Su aerodinamica ottimizzata, sì, decisamente aerodinamica ottimizzata. Ottimizzalo. Vabbè. Ci guadagno il nulla cosmico, però no, ma mi conviene. Aspetta, scusate. Guardate, progetti in corso, quali ci sono? Soltanto l'alettone anteriore. Ok, quindi nuovo progetto. No, che produzione. Progetto, c'è qualcosa? Allora, l'alettone anteriore. Qualcosa che. Cosa che. No, alettone anteriore. Aerodinamica ottimizzata. Non è che c'è grandi guadagno, eh. Media velocità e a bassa velocità c'è più guadagno. Pff, nulla di che, però. Allora, to. Facciamo così. No. Fermi un attimo. No. Anteriore è già in corso. Posteriore. Pance laterali. No, pancia laterale va a finire, ci perdo. No, sottoscocca. No, assolutamente no. Sospensioni le ho appena fatte. Telaio o alettone posteriore? E a questo punto vado io alettone posteriore. Mi sembra quello equilibrato. Facciamo aerodinamica ottimizzata. Ok, andiamo in alettone posteriore. Io facciamo 3. Approccio affrettato, tanto ok. Va bene. Ok. E basta, perché per il prossimo attendo il prossimo periodo di test aerodinamici. Uno me lo voglio lasciare per quello. Anche perché penso. Infatti, il calendario. Quando è che finiscono i test aerodinamici? Scusa. Quando è che. Cos'è questo? No, ristrutturazione. Qua mia, ancora un po' ci vuole. L'ATR finisce qua. Comincia giustamente il nuovo ATR. Qua mia, in mezzo ci sono tipo tre gare.
E allora a sto punto, scusa. Nuovo progetto, facciamo anche il telaio, vediamo quanto ci vuole per il telaio. Vediamo quanto ci vuole. Allora, prestazioni in gara, non ci... No, niente di... No. Aerodinamica ottimizzata. Allora, ottimizziamo l'aerodinamica. Ciao, questi sei. Ci ha affrettato, va bene. Ok, dai. E va bene così. Boh. Signori, io direi che per oggi possiamo concludere qua. Grazie mille a tutti quanti voi per aver seguito. Prossimo appuntamento live, penso domani, Gran Premio Monte Carlo. C'è a divertirsi. Alla prossima.